Buon pomeriggio, benvenuti al nostro Focus. Partiamo come ogni giorno dalla lettura dei giornali online. Ci sono diverse notizie. La Repubblica mette in primo piano gli ultimi eventi in Egitto, l'ultimatum dell'esercito a Morsi, entro 48 ore risposte al popolo. In primo piano però, e questa notizia poi la approfondiremo, c'è anche la vicenda Datagate. In questo caso ha parlato il ministro della parlato Mauro e ha detto se il Datagate è vero è compromessa la credibilità e l'alleanza. Obama, Presidente degli Stati Uniti, ha assicurato daremo informazioni agli europei e poi c'è il caso appunto di Snowden che cerca a questo punto un asilo politico. Leggiamo agli altri giornali. Corriere della Sera in primo piano ha proprio questa notizia. Snowden chiede asilo alla Russia, Obama all'Europa, spiegheremo tutto. Passiamo al Fatto Quotidiano. Qui invece c'è un'altra vicenda che è emersa insomma nelle ultime fasi di questo pomeriggio. Il PD boicotta la Santanchè, vicepresidenza alla Camera, scheda bianca. Il Partito Democratico sfida il PDL sull'assegnazione di un ruolo istituzionale alla passionaria, ma anche dentro al partito di Berlusconi crescono i mal di pancia per il timore di un'ascesa al potere. Ad Arcore manifesta l'esercito di Berlusconi. Questa insomma una notizia di politica nostrana che sta per invadere appunto tutte le prime pagine. Infatti il giornale parla proprio di questo, quegli strani giochi del PD per far fuori la Santanchè. Il Partito Democratico fa sapere che voterà scheda bianca all'elezione di domani di un nuovo vicepresidente della Camera. Leggiamo anche Libero, la miccia Santanchè fa tremare il governo, il PD voterà scheda bianca, PDL la grana Daniela per la vicepresidenza della Camera, troppi mal di pancia tra gli azzurri, sempre più divisi tra falchi e colombe. Vediamo anche il primo piano della Stampa, se ci riusciamo, perché c'è un aggiornamento di pagina come state vedendo. Bene, diciamo che eventualmente lo vediamo più avanti. E adesso io saluto intanto un ospite che ci farà compagnia in questo nostro Focus. Do il benvenuto in collegamento, tra l'altro da Manchester, al professor Salvatore Monni che insegna economia dello sviluppo all'Università Roma 3. Buonasera professore. Buonasera e grazie per l'invito. Buonasera a tutti. Grazie. Allora, per adesso la sentiamo bene, speriamo che il collegamento regga bene. Allora, la vorrei insomma far intervenire proprio sulla vicenda che riguarda appunto questa fuga di notizie, questa indagine nascosta sulle informazioni insomma riservate che vede l'Europa e gli Stati Uniti insomma in difficoltà diplomatiche tra di loro. Prima di chiederle il suo parere però ascoltiamo Martin Schulz, il presidente del Parlamento europeo, che oggi appunto è intervenuto sull'argomento. Qualche problema forse con il servizio? Va bene, allora resto in collegamento con il professore, vedremo tra poco anche Martin Schulz se ci riusciamo. Dunque, pronto? Ah, è pronto, perfetto. Allora, vediamo, ascoltiamolo e poi il parere del professore. Prego. Yeah, I'm shocked in case that it is true. I feel treated as a European and representative of a European institution like the representative of an enemy. Is this the basis for a constructive relationship on the basis of mutual trust? I think no. And therefore, my first request to the embassy of the United States here in Brussels is it true? And in case it is true, why they should justify on. Allora, queste sono alcune parole pronunciate dal Presidente del Parlamento europeo. Allora, professore, c'è secondo lei un rischio rapporti diplomatici a questo punto tra l'Europa e appunto gli Stati Uniti? O insomma Obama riuscirà a chiarire e tutto tornerà a posto? Ma un rischio non credo, il rapporto è saldo sia dal punto di vista politico che economico. Certo che è un caso grave che mina la fiducia, insomma, gli economisti lo insegnano, è qualcosa che ha ripercussioni anche poi in termini economici. Oggi il presidente Hollande in una dichiarazione addirittura ha evocato il rischio che possa saltare l'accordo di libero scambio tra Europa e Stati Uniti. Ovviamente sono parole che lasciano il tempo che trovano, poi i politici insomma parlano anche alle proprie opinioni pubbliche.
Però indubbiamente è un caso grave, soprattutto perché è un caso che riguarda paesi alleati, paesi amici. Detto questo, credo che questo caso si innesti, diciamo, prosegua un processo di demolizione, no? di quel ruolo di guida morale che gli Stati Uniti hanno avuto per un quarantennio e che probabilmente in questo ultimo periodo hanno perso progressivamente. Ecco, questo sì. Allora, sentiamo anche ciò che ha dichiarato la portavoce della Commissione europea, Pia Ehrenkild, che appunto ha raccontato anche di una telefonata che c'è stata tra un importante rappresentante dell'Unione europea e appunto invece un rappresentante degli Stati Uniti. Sentiamo il suo racconto. As soon as the media reports about alleged spying and eavesdropping on EU premises and delegations were made known, the Commission asked the European External Action Service to immediately raise the matter with the US authorities in Washington, D.C. and in Brussels to verify the veracity of these reports. And Baroness Ashton, the High Representative and Vice President of the Commission, has since spoken to the Secretary of State, Kerry, directly. The European Union is now expecting to hear from the US authorities. And let me state clearly that clarity and transparency is what we expect from our partners and allies, and this is what we expect from the United States. Ecco, allora, abbiamo sentito, appunto, c'è stata questa conversazione con il segretario di Stato americano. Professore, lei si occupa di economia dello sviluppo, sottolineava come gli Stati Uniti stiano perdendo un po' il loro ruolo di leadership, lo stanno guadagnando paesi che fino a qualche anno fa consideravamo sottosviluppati? Beh, io credo che la crisi economica e politica, no? Molto spesso quando si parla della crisi economica che viviamo ormai da 5 anni, da 5 lunghi anni, si fa riferimento soprattutto ad aspetti tecnici, ai subprime, piuttosto che ad altri aspetti per lo più incomprensibili ai non addetti ai lavori. Io in realtà credo che la crisi non sia semplicemente una crisi tecnica, ma sia, come dimostrano anche questi fatti, anche casi come questi che stiamo richiamando, una crisi di carattere politico ed una crisi delle istituzioni. Istituzioni che sono, quando parlo di istituzioni intendo solo sia regole che organizzazioni, che sono vecchie, sono state disegnate in un mondo che non esiste più e che sempre di più mostrano la loro inadeguatezza ad affrontare cambiamenti che sono avvenuti nel corso degli ultimi 30 anni. Quello che succede a livello politico un po' è anche questo, perché questa incapacità delle istituzioni di lavorare, se penso a quelle politiche, penso a istituzioni come le Nazioni Unite, aumentano poi l'importanza delle relazioni di carattere bilaterale e quindi rende tutto più complicato. In questi cambiamenti che faccio riferimento ci sono quelli che sicuramente lei richiama. Quando queste istituzioni sono state disegnate, quando queste regole sono state disegnate, penso alle Nazioni Unite per quanto riguarda le istituzioni politiche, ma penso al Fondo Monetario, alla Banca Mondiale per quello che riguarda quelle economiche, alcuni dei paesi che oggi hanno un ruolo centrale sia da un punto di vista politico che da un punto di vista economico, di fatto non esistevano. È facile richiamare la Cina, ma possiamo pensare anche a altri paesi come il Brasile, come il Sudafrica, come l'India, che da un punto di vista politico ci vede, non dimentichiamolo, in questi mesi di fronte a un braccio di ferro tra il nostro paese, no? L'India per il caso dei Marò, che adesso magari in questi giorni non è più sulle prime pagine dei giornali, ma che è un caso che ci riguarda direttamente. Insomma, sono grandi cambiamenti che avvengono a livello politico ed economico. A questi grandi cambiamenti probabilmente dovevano avere come conseguenza l'adeguamento delle istituzioni, un adeguamento delle istituzioni che non c'è stato. Ecco, quindi l'incapacità delle istituzioni, secondo me, è probabilmente il motivo principale della crisi economica da un lato, quella che viviamo da 5 anni, ma anche della crisi politica continua che ormai da almeno un decennio è sempre più forte. Allora, se si parla di crisi delle istituzioni, insomma, in generale, nel mondo occidentale sappiamo quanto sia forte questa crisi nel nostro paese. Abbiamo un governo in forte difficoltà, sempre in bilico. Oggi ci sono state le uscite, le dichiarazioni di Mario Monti, dell'ex premier Mario Monti, che ha detto che ha chiesto un'accelerazione sulle riforme, ha detto altrimenti appunto potrebbe far mancare il suo appoggio, l'appoggio della sua lista al
appunto al Presidente del Consiglio Enrico Letta. Allora, tra poco le chiederò quali sono anche le impressioni, se ce ne sono, se c'è un'attenzione in Gran Bretagna sulla situazione politica italiana. Prima però suggerisci, ascoltiamo una breve dichiarazione che arriva da Pier Ferdinando Casini dell'UDC, che dà una sua risposta all'iniziativa, alle dichiarazioni di Mario Monti. Ma il Presidente Monti ha sperimentato sulla sua pelle quanto possono essere dannose le fibrillazioni all'interno di una maggioranza. Io credo che una forza di responsabilità è tale se esercita responsabilità, e noi oggi siamo chiamati a esercitare responsabilità, anche quel supplemento che spesso manca PDL e PD. Comunque, allora, abbiamo un governo che sta in piedi grazie alla responsabilità, un po' tutti i partiti fanno questa dichiarazione, insomma, nessuno è contento del governo così come è stato costituito, ma insomma, per un senso di responsabilità governo insomma, sta in piedi, l'Italia ha una guida. C'è interesse, che impressione fa la situazione italiana da Manchester? Allora, intanto vorrei prima provare a rispondere a quello che accennava prima dell'intervento dell'onorevole Casini. Credo che nella crisi globale che viviamo c'è un caso particolare che è il caso Italia. Cioè, nel senso che l'Italia sicuramente subisce il problema che richiamavo precedentemente di questa crisi delle istituzioni a livello globale. In questa crisi si innesta un caso specifico Italia che è dovuto ad un'incapacità, soprattutto negli ultimi 30 anni, di leggere in maniera strategica cambiamenti che volta per volta hanno riguardato sia a livello globale che il nostro paese. Questa incapacità è la conseguenza soprattutto dell'incapacità della classe dirigente, e quando parlo della classe dirigente non mi riferisco semplicemente alla classe politica, ma penso anche agli imprenditori, penso ai professori, penso a chiunque abbia un ruolo nella nostra società. Quindi il caso italiano non è un caso che all'interno della crisi, in questo momento, il caso italiano è un caso più grave di quello di altri paesi, perché noi abbiamo una crisi italiana all'interno di una crisi che è più globale. Detto questo, l'Italia è sicuramente al centro degli interessi di tutti i paesi europei. In Gran Bretagna in realtà si discute soprattutto sui giornali, sui media, del ruolo che la Gran Bretagna ha e dovrà avere probabilmente in futuro, in previsione o di rimanere o di uscire. Se ne discute perché è una discussione ovviamente che soprattutto per la trasformazione che ha avuto l'Europa negli ultimi anni con l'Unione Monetaria, e poi paradossalmente la crisi ha anche rafforzato alcuni legami all'interno delle istituzioni, all'interno dell'Europa, legami che vengono più forti, che vengono visti non con particolare piacere da parte della Gran Bretagna. Quindi insomma diciamo che il dibattito britannico sull'Europa è soprattutto un dibattito che riguarda loro stessi. Detto questo, io credo che il ruolo dell'Italia all'interno del continente è un ruolo che è centrale. Cioè, noi non siamo la Grecia, quindi è chiaro che, essendo noi un paese in grave crisi sia economica che istituzionale, come l'ha richiamato, questa crisi è una crisi che non riguarda solo noi, ma che riguarda anche i nostri partner. Allora, parlando ancora di Italia, le faccio un'ultima domanda che riguarda il finanziamento pubblico ai partiti. Sappiamo quanto questo tema abbia riscaldato le ultime campagne elettorali, troppi soldi ai partiti che in alcuni casi li hanno addirittura rubati, insomma almeno alcuni personaggi all'interno dei partiti si sono fatti ricchi appunto con i soldi pubblici. Allora si è deciso insomma di fare questo importante passo indietro. Secondo lei è giusto togliere qualsiasi finanziamento pubblico e lasciare ai partiti soltanto i finanziamenti privati? Guardi, rispondo con una cosa che ho visto qualche giorno fa. Qualche giorno fa sono stato qui a Manchester a visitare il People History Museum, che è un museo, diciamo così, che rilegge la storia britannica però attraverso le lotte dei lavoratori. In questo museo c'era, tra le altre, richiamata la Carta del Popolo, quella del 1838, da cui poi prese il nome il movimento cartista. Non lo ricordavo, ma il punto 4, e là lo ricordava bene, il punto 4 era una rivendicazione dell'indennità parlamentare. Nel 1838 il movimento cartista, attraverso la Carta del Popolo, quella che poi fu presentata alla Camera dei Comuni con 1 milione di firme,
rivendicava l'importanza dell'indennità parlamentare per consentire a tutti quanti di fare attività politica in maniera libera. Ecco, io credo che questa richiesta, pur così antica, vecchia, rimanga ancora attuale. Detto questo, ci sono dei problemi che un po' spiegano anche le critiche e anche chi poi magari appunto non addirittura esagera nel richiedere un po' il taglio, no, di tutti questi costi. Faccio un esempio banale, è un esempio che viene dalla mia quotidianità di fare ricerca. Io quando ottengo un finanziamento per una ricerca, di solito questo finanziamento non mi viene dato a prescindere, come avrebbe detto Totò. Di solito quando poi c'è questo finanziamento, noi, i ricercatori o chi utilizza questi fondi, fa vedere delle carte, motiva queste carte e in base alla motivazione, alle carte, alle ricevute, a tutto quello che ha, ha un rimborso delle spese che ha sostenuto. Ecco, ad esempio devo confessare che nonostante ritengo che sia importantissimo il finanziamento e assolutamente lo difendo, a volte le modalità in cui questo finanziamento si è espresso lascia qualche dubbio e probabilmente questa è un qualche cosa dove bisogna intervenire. Cioè non, probabilmente l'aver dato in anticipo, senza troppe spiegazioni in passato di come quei soldi venivano gestiti, ha fatto sì che ci fosse, diciamo così, non l'adeguata attenzione che invece merita avere tutti i soldi che arrivano dalle tasse dei cittadini. Questo senz'altro, però adesso il rischio è di passare all'estremo opposto probabilmente. È per quello che chiamavo l'articolo 4 della Carta del Popolo del 1838. Sicuramente un privato che dà il suo sostegno economico anche consistente a una forza politica cercherà inevitabilmente poi di far approvare leggi a suo favore, insomma, regolamenti che lo favoriscano o che almeno lo danneggino. Assolutamente, assolutamente. No, io sono assolutamente convinto dell'importanza del finanziamento pubblico e dell'importanza che i partiti siano un'istituzione, a proposito di istituzioni, centrale nella democrazia, nella costruzione della democrazia di un paese, quindi sono assolutamente a favore, però proprio perché sono a favore credo che bisogna farlo con attenzione e bisogna fare nella massima limpidezza. Certo, benissimo professore, grazie davvero per il suo intervento, la saluto, ricordo Salvatore Monni, professore di Economia dello Sviluppo all'Università Roma 3, oggi in collegamento da Manchester, magari l'aspettiamo al suo ritorno in Italia in studio da noi, la saluto, buonasera. Molto volentieri, grazie ancora per l'invito, buonasera. Buonasera e grazie anche a voi telespettatori che ci avete seguito da casa, il Focus torna domani, arrivederci.